Ci vorrebbe una persona che si affacciava da Piazza Venezia, altro che adesso ci vorrebbe Mussolini, santo uomo. Ovviamente Mussolini ha sbagliato ad allearsi con un matto scatenato, perché quello che è successo con gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari è deplorevole, è umiliante per il genere umano. Ma Mussolini la testa ce l'aveva, ha sbagliato, si è montato la testa e si è alleato con un matto. Io ho deciso di candidarmi come sindaco di Roma, voglio diventare almeno assessore al Campidoglio, avere una poltrona, ma non perché voglio avere una poltrona, perché voglio rompere i coglioni anche nella politica. Voi capite che io ho due modi di guadagnare: apro la bocca e succhio i cazzi dei preti, lo dico mentre sto mangiando, perché lo faccio da quando avevo 11 anni. Se a voi dà fastidio quello che io sto dicendo, sarebbe più opportuno prendersela con i preti, che mi pagano da quando avevo 11 anni. Dagli 11 ai 16 ho guadagnato milioni di vecchie lire, succhiando i cazzi dei preti, prendendolo nel sedere e mettendolo. Dovrebbe esserci una legge che vieta i cellulari ai ragazzi sotto i 18 anni. Da oggi pomeriggio c'è una grande notizia che vi do. Io sono a Palazzo Chigi, incatenato, alle 18. No, oggi per la Calabria. Pronto, solo dirti, da parte Silvia. Chiudiamo il pomeriggio con un quarto piatto di pasta. Perché... poi così fai per la sciopero della fame. Certo, devo, perché c'è Rita Bernardini che ha detto di avvicinarsi a lei, Rita già in sciopero. Non devi pagare il gas, se ti hanno cambiato senza che non devi più pagare il gas. Ci pensa Paolini. Va bene. Oh, scusatevi, ma ho dovuto sistemare tutta una serie di cose. In tutto questo mi hanno suonato il citofono. Ringraziamo il Signore di questo pasto, che è il mio ultimo, ovviamente. Spero che da qui a qualche giorno le istituzioni possano muoversi. Inizio ufficialmente alle ore 18 uno sciopero totale, e per me significa andare in ospedale, ve lo dico già, totale, per gli amici calabresi, che è una terra straordinaria di persone per bene, tutte, dal primo all'ultimo, anche i criminali. Per me chi è calabrese è innocente, a prescindere, solo che calabrese è innocente. Mia mamma si è intromessa però in una diatriba legale. Oggi hanno fatto tutta un'altra trasmissione che persino è vera, squisita. Vera, cioè riescono a risalire. Donne maionese. E fare una telefonata e c'è il telefono della tua banca che era del figlio. Molto buono. Francesco, io le do 30 secondi, lo sai che questo imbecille le farà passare una bella giornata? Lei sa cos'è la polizia postale che siede in Viale Trastevere a Roma? Io la identificherò nel giro di un'ora e glielo posso giurare su mio padre morto. E non è una minaccia, perché minacciare un reato. Questo imbecille, lei lo dica a suo padre, a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi amici. Ha sbagliato persona. Posso garantire, io mi alzo, interrompo il mangiare e attivo i miei avvocati e la faccio denunciare per diffamazione a mezzo stampa. Le do 30 secondi da adesso. Da adesso, 29, 28. Io guadagno con la mamma degli stronzi, io guadagno quello che voglio. Voi non potete diffamarmi in questa maniera. Io vengo a sapere, io ho due studi legali. Lorenzo Lamarca, cassazionista, civilista e penalista. Questo imbecille è la più grande stupidaggine che lei potesse dirmi. Perché io le tolgo i soldi, anche solo 10.000 euro. Quando le verrà notificata la mia denuncia, lei cambierà opinione. Sa su 10 italiani che mi diffamano quanti mi pagano, mi fanno le ricariche postapay? Francesco, sto aspettando. Io quando finisco di mangiare le posso garantire, le faccio passare una giornata di merda. Imbecille, lo dia tuo padre o tua madre. Ma io sono un figlio di puttana, più puttana di me non esiste, perché io speculo. Quando mi si dà dell'imbecille, io ve lo posso giurare su mio padre che non esiste più. Adesso pensa che sia un gioco, che sia una provocazione. Quando ci si rende... Ma chi è che ha due studi legali che mi assistono H24 per un totale di 11 avvocati? I miei avvocati hanno i riferimenti su internet. Lorenzo La Marca, saccato La Marca, e Massimiliano Kornmüller. Io guadagno aprendo la mia bocca e facendo entrare i cazzi dei preti, con tanto di ingoio di sperma. Lo dico con molta tranquillità, perché il sesso per me è un lavoro. Vi ricordo che in Italia non è vietato
prostituirsi. Se uno vuole vendere il proprio cazzo, il proprio culo, la propria figa, lo può fare. È vietato il favoreggiamento, cioè guadagnare su chi si prostituisce. Quindi per me il modo più immediato di fare soldi è abbassare i pantaloni. L'altro modo di guadagnare i soldi è attraverso la mia immagine. Dal 97 al 2007 guadagnavo anche tanti soldi con le interviste che io rilasciavo alle emittenti nazionali italiane. Gli devo dare 750.000 euro a Emilio Fede, col cazzo che gli devo. 1.500.000 di euro alla Rai. Ecco perché io abito in una via che non esiste, uno dei pochi casi in Italia. Paolini abita, la residenza è in via Modesta Valenti 5. La ottenni grazie al mio amante Marco Pannella. Sì, ho un po' di tosse, come anche questo noto critico d'arte, no? E io andavo a casa sua a Piazza Navona, avevo 14 anni. Quindi mi ha confermato che finalmente abbiamo disdetto. Esatto. Quale fattura? Grazie molte. La ringrazio, una buona serata. Arrivederci. Allora mamma, mentre tu mangi questa, mi dico, scusate però, abbiate pazienza, Raffaella Luise, non è che io non sto lasciando lavorare questa persona, io stavo interagendo, sono riuscito dalla voce a capire addirittura che il suo sogno da bambina era fare l'avvocato. Quindi vuol dire un minimo di, scusatemi, ma non perché voglia il nuovo messia, così mi faccio chiamare, i capelli lunghi ce l'ho, da Cristo, vorrei sapere perché Gesù non ritorna su questo pianeta malato a darci un segnale. Ed ecco, ci sono io, che è un minimo. Adesso io spacco qualche cosa. No, cosa ecco, già fatto. No, adesso tolgo la mensilina, devo togliere qualche cosa. Che cosa? È la mensilina, vediamo se c'è qualche altra cosa. No? Una parte del mobile. No, Gabriele, se tocchi ancora quella parte, ti denuncio. Va bene, ecco. Addirittura. Sì, ti denuncio. Guardate che ti ricordo che siamo in diretta su Sky. Sì, 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 ti denuncio io. Ma scusate, la mamma mi denuncia se io tolgo delle cose dalla mia parte di casa. Questo è un fatto anomalo. I mobili sono miei. Vabbè, tra l'altro, ecco, la mia pasta, amici, questa manco la posso mangiare, che l'ho lasciata nel freezer, l'ho dimenticata. C'è stata una giornata... Nel freezer proprio. Mamma, io la lascio 10 minuti nel freezer, 5 minuti, adesso è immangiabile, devo aspettare un attimo. Raffaele, però facciamo così, guarda, non è giornata, Raffaele, mi dispiace, devo bloccarti. Che mangiate così tardi? Ma saranno cavoli nostri a che ora mangiamo? Ma come vi permettete di dire a che ora mangiamo? Se vuoi telefonare, intanto dobbiamo andare a bloccare subito il conto corrente postale. Ci sono stati due problemi, c'è un cartello che chiede la cortesia di non suonare al citofono perché c'è una mamma, mi rimpicciolito, ci metterò anche una macchia da bollo. Con la macchia da bollo non possono dirmi nulla. Avviserò i condomini che sono costretto ad apporre questo breve scritto affinché non abbia persone che sono al citofono, più che altro che non per me, per mia mamma che ha 86 anni, prossima ai 90, fra questa 4. È una delle ladre. Mamma, no. Pamela non è, mamma, ti invito cortesemente, ha avuto un problema di furto in metropolitana, una ragazza di 20 anni che hanno arrestato oggi, che è la mia totale solidarietà, perché non credo che rubare qualche portafoglio in metropolitana sia così grave. È una cosa lecita, secondo me. Ho capito, ma è una ragazza qui, comunque l'hanno arrestata. E ho messo subito l'avvocato Kornmüller che ha sistemato già, sembrerebbe che fra 48 ore sia già fuori dal carcere, perché è un furto di un portafoglio che poi ha restituito. Quindi questa ragazza ha rubato un portafoglio in metropolitana, poverina, evidentemente aveva bisogno di soldi. La signora se ne accorta e gliel'ha restituito, l'hanno chiamato e l'hanno arrestato. Ma rubare è sbagliato, però io non andrei a arrestare Conte. Perché l'ultima novità è che vogliono far diventare Berlusconi, anche vogliono far rientrare un rimpasso, hai sentito il rimpasso di governo, no? Cioè il Movimento 5 Stelle, che io ho detto 2 anni fa, era un movimento che non doveva essere partito e qualche giorno fa sono diventati partito, hanno fatto un cambio del loro manoscritto e da movimento è diventato partito. L'unica cosa che buona che ha fatto Salvini era la ministra dell'interno, perché ha fatto una legge dove si è preso i complimenti di tutto il mondo, era su tutte le prime pagine giornali internazionali, da The Spiegel a New York Times, The Guardian, Le Monde, ecco, ovunque ne hanno fatto bene e lo hanno criticato per quello. Ma non è che mia mamma è perfettamente lucida. Sì, ma adesso rispacco qualche cosa. Ah, ho capito, l'ho pensato. Però che non avete... Il martello, perché... Dimmi solo... Non sto scherzando, amici miei. Io artisticamente devo sfogare la mia rabbia. Spacchiamo un'altra. Abbiamo due, eccola qua. Allora,
Facciamo così. No, no, perché io devo farlo, eh. Questa la mettiamo qua. Scusate, ma ragazzi, debbo artisticamente. Sì. Questa la mettiamo così. Ok. Che miseria! Giornata. È la giornata nata male per quest'ape che mi appunto qui, quest'ape che qualcuno me l'ha mandata, qualcuno mi ha mandato quest'ape, è chiaro? La giornata è iniziata male con l'ape, vado alle poste per discutere per questo fatto di mia mamma di Sky, che è stata, non dite che mia mamma è perfettamente capace di intendere volere. Poi mamma, io ho un problema con l'ambasciata della Moldova, io ho bisogno del cognome della signorina, voglio fare un elogio, ho fatto una lettera di elogio, l'ambasciatore mi ha ricevuto telefonicamente dopo 3 settimane di attesa, ho bisogno, la signorina non vuole esporsi, e Nelly, Nilli, come si chiama? Io ho fatto una lettera di segnalazione dicendo che questa signora è un eroe, cioè ha trattato mia zia come se fosse una mamma. Lei non vuole pubblicità. Io adesso sto chiedendo cortesemente all'ambasciatore della Moldavia di mandare una lettera di ringraziamento, perché quando ci sono gli stranieri, io difendo tutti gli stranieri, anche quelli che rubano. Allora ragazzi, io vorrei mangiare, io ho una modestissima pranzo, perché da questo pomeriggio, mia mamma non lo sa, lo sa in diretta, io ho 3 piatti di pasta da mangiare. Una, rigatoni alla matriciana. Cominciamo con questo, Se poi questa cosa che lei ha fatto non perché? Interessa, entro 8 giorni mi deve dare la disdetta. Quindi io ero pronta di questa, anche perché io volevo sapere. 20 novembre. Nel frattempo dico, ma io voglio sapere io, che pacchetto. Alle ore 18. Ero insieme a Laura. Io mi sono fatta assicurare che in quel momento mi toglievano la vita. Assicurata da questo, che io avessi anche se pensavo di perdere 5 allora, euro, non me ne fregavo. Che cosa sta succedendo in Calabria? Tanto io ho il mio ex, fidanzato, che è di origine cilena, è stato adottato a 7 anni da 2 genitori straordinari italiani, che salutiamo, Salvatore e Daniela, ma non citiamoli per privacy, e hanno adottato Felix e il genio, che è Luis, è il re delle scommesse. Io adesso per protesta non sto facendo più scommesse perché hanno chiuso le sale giochi. Certo, l'ottomanica, non ho capito niente. Alessandro, non ho capito nulla. Quindi, Alessandro mi ha aperto un conto corrente l'ottomanica, io non ho capito come si gioca. Io non so mandare neanche le sms col telefono. Io ho un assistente che pago, ho un amico io che pago di internet, che mi fa gli sms. Pensate io che coglione sono. Quindi abbiamo 2 piatti di... E adesso ricominciamo con questa storia, io devo andare di là, Gabri, perché questa è una cosa che mi fa rivoltare. Ma attenzione, mamma, non so se tu hai la conoscenza che tuo figlio da oggi inizia uno sciopero della fame e della sede per gli amici calabresi. Perché la Calabria è una regione che è allo sfascio. Calabria, ti prego, non mi dico. Ma nella Calabria non ti interessi tu di no, quello che. Nella Calabria proprio non mi interesso perché non mi hanno mai permesso di interessarmi. Mangio freddo da quando avevo 15 anni, è un'abitudine. Se io mangio, prendo una qualsiasi cosa a temperatura ambiente, la mia lingua diventa bianca. No, no, questa. Intanto chiedo la cortesia di acquistare, chi mi vuole bene, la seconda biografia dedicata a Gabriele Bonini, scritta da Rita Vitali Rosati. E dovevo dare la disdetta. Rita Vitani Rosati, Felice Edizioni, la mia casa editrice, ho messo 3.000 euro su questa casa editrice, in memoria di Fabrizio Renzoni Mogetano, suicidatosi purtroppo, Marco Ricciardello, suicidatosi. Senza sapere, io non gli ho dato niente. Poi da oggi pomeriggio, ti ho detto, dalle ore 18 sono a Montecitorio incatenato in sciopero della fame, fin quando la situazione in Calabria è una regione straordinaria, no, ripeto, i genitori adottivi del mio ex fidanzato sono di origine soverato. Il libro lo potete comprare su amazon.com. Grazie. Io ho messo 2 pugnetti di sale. Ma non è 2 pugnetti,
Si è assorbita l'acqua, lo Gabriele. Mamma, si è assorbita, però io te l'ho tenuta anziché 11-16 minuti. No, ma perché è stato tanto il telefono? Ti volevo prendere io, siccome so ancora. Mamma, qua. Però volevi prendere. Però quando tu mi dici così, mi stai facendo. Mamma, hai pagato 51 euro. Sì. Dovresti dire, Gabriele, grazie che sei intervenuto. Ti hanno addebitato. La risolvevi tu questa questione, ma mamma? 51 me li tolgo. Te l'hanno già tolti. Te l'hanno già tolti. Più 11. E quindi noi. E il prossimo mese te ne ritoglieranno ancora, mamma. No. Però dobbiamo disdire. Non era solo mio padre ad avere la tessitura. Anzi, ogni volta che tu mi fai una gentilezza, io ti ringrazio. La gentilezza, sì, ma c'hai mai anche rinfacciato che siamo stati il papà? No, ma non è molto salata, però. Adesso si può mangiare perché l'avevo lasciata nel freezer, amici. Purtroppo si era gelata. Ma poi da quando metti in freezer e non nel freezer? Mamma, in freezer è da 10 anni. Ma non ti ricordi che c'era zia Mari, c'era zia Flora che si arrabbiava? In freezer io mettevo le lasagne a Rivodora. Forse chi... le mettevo a Rivodora, in freezer, che si arrabbiavate che le mettevo in freezer. Ecco, ogni tanto le mettevo in freezer, ma se non le metti in freezer. Io sapevo che tu le mettevi in freezer, Gabri. Dopo una giornata con questa ragazza, poi dico, passa pure la mamma che... Questa ragazza bosniera mi ha fatto toccare il cielo con un dito. Devo mangiare. Sono parlato io, ma non mi sono detto, non ricordavo. Pum pum pum. Mettevo che era. No, allora lo chiamo per telefono. Oggi no, lo chiamo, prendiamo appuntamenti per telefono, cortesemente. Non ci telefonare all'improvviso. Questa persona che ci ha telefonato si chiama Robert, che è una persona a cui io tengo molto, ma c'è un cartello dove c'è scritto vietato suonare al citofono, tranne polizia. Se andate su Facebook c'è questa persona, si chiama Roberto, cantautore, gli dite che non si citofona se c'è un cartello che vieta la citofonata. Mi mandi un'email, se è tutto in regola, permesso per il fuoco, se sei in regola te lo faccio tenere in 48 ore. Non mi chiedete come si scrive Welles, perché è il grande regista americano di fin di anni 40, se non lo conoscete peggio per voi. Vi saluto, andiamo a querelare.